Da quando ho iniziato poi a studiare, da quando ho capito quello che poi andrò a fare, la mia vita si è un po' abituata a questi ritmi. Quindi purtroppo io vado a fare delle rinunce e magari non me ne accorgo, ma me ne accorgo solo dopo. Parlando con la mia maestra mi è stato detto di non rinunciare alla mia vita. Però alla fine se mi ha portato qui e se mi ha aiutato a fare quello che sto facendo adesso va bene così. Non si può rinunciare ad una passione per altre cose. Quindi per adesso io do importanza al mio lavoro, alla mia passione e poi si vedrà. Vengo da Napoli, ho fatto l'Accademia di Belle Arti per 5 anni e mezzo, 6 anni, perché ho fatto il primo triennio da fashion design, quindi per moda e spettacolo, perché è l'unico modo per arrivare a fare poi costume, perché io nasco da elaboratrice, ma volevo arrivare sempre a fare a disegnare i costumi, che è stato sempre il mio sogno. Per me contano tanto le radici, contano tanto perché, a parte le radici, che in questo caso possono essere i miei maestri, io ho avuto come riferimento delle persone molto importanti per me a livello affettivo e che hanno fatto la storia del costume a Napoli. Quindi mi ritrovo ad avere a che fare con delle persone che sono state prima i miei mentori da sempre e poi sono diventati i miei maestri. Una fortuna più grande di questa non potevo averla. Per lo scoiattolo in gamba invece ci siamo divertiti da pazzi perché è stato molto divertente. Poi ho avuto a che fare con Anna Biagiotti, che è un mito. Prima li immaginavamo un po' tutti quanti sul palcoscenico. Poi dopo aver conosciuto i ragazzi di fabbrica che sono Biagio ed Eleonora, poi Rosolino, ed è stato divertente perché tu prendi queste persone e poi le trasformi in personaggi. In questo caso c'era lo scoiattolo che in effetti è il protagonista. E abbiamo questa Eleonora della Pegna che è fantastica, è di una simpatia, è adatta proprio al ruolo. E l'idea, diciamo, la cifra stilistica non doveva essere quella del naturalismo in questo caso, perché lo scoiattolo deve essere furbo, divertente, simpatico, colorato, perché comunque è uno spettacolo che va messo in scena per i bambini, è un'opera divertente. Ed è stato divertente lavorare in sartoria, stare lì, decidere un po' tutto prima, avere a che fare con tante persone, che non è semplice, però è molto stimolante e bello. Si va avanti fino alla fine, però non si ha un iter vero da seguire perché succede sempre qualcosa che non deve accadere, quel costume che a te non piace, quindi tu trovi la soluzione per cambiarlo. Il tessuto cade male. Se tu riesci a fare una progettazione vera per vedere il tuo bozzetto camminare sul palcoscenico, è di un'emozione che non si può spiegare.
Mio padre mi ha sempre detto: tu vai, non ti preoccupare, tanto se lo fai una volta, lo fai anche un'altra volta.